Agenti Alfa, bentornati sul canale, ma soprattutto bentornato al Genoa in Serie A. La squadra più antica d'Italia torna di diritto dove le spetta. Andiamo avanti, questo è il primo video di cazzeggio che faccio sul canale e lo faccio perché voglio parlarvi di alcuni fumetti, perché sono fumetti che non porterò sul canale, ci sono anche alcuni cambiamenti nella programmazione routinaria che vi propongo e quindi andiamo un po' per ordine. Vi volevo far vedere cosa sto leggendo in questo periodo e vi volevo anche dire appunto qualche piccolo cambiamento che ci sarà. Allora, Samuel Stern numero 42. Io ho deciso per la prima volta di non recensire il numero mensile di Samuel Stern perché è un numero che mi ha annoiato terribilmente. Mi ha annoiato terribilmente perché la prima metà dell'albo praticamente parla del nulla e poi l'azione improvvisamente esplode nella seconda parte. Quindi se avete la forza di arrivare alla metà dell'albo, magari potete anche trovarlo passabile o interessante, a mio modesto parere, sia chiaro. In generale è uno degli albi secondo me meno riusciti dell'intera saga di Samuel Stern. Quando esce un bell'albo io lo dico, come quello sui tatuaggi, secondo me era veramente un bell'albo. Questo mi ha annoiato terribilmente, lento, prevedibile, temi già visti e rivisti, non è un albo che su due piedi consiglierei. Chiaramente chi ce l'ha tutti come me va avanti, lo compra finché ne ha voglia, quindi fate vobis per quanto riguarda questo album. Allora, poi cosa sto leggendo in questo periodo? Io sto andando avanti con Satanic, siamo arrivati al numero 42, quindi penso che poi o sabato o lunedì uscirà il numero 43, almeno qui da noi a Genova esce di solito o il sabato e il lunedì, spesso quando ci sono magari dei ponti e roba del genere ci possono essere dei ritardi. Però una collana che si sta facendo interessante, dove però Satanic sta un po' cambiando suo personaggio, si sta virando sempre più al grottesco, il personaggio un po' meno crudele, diciamo, della prima parte della propria storia, ma questo lo sapevamo, soprattutto chi conosce un po' Satanic sa che poi la saga prenderà una deriva un po' diversa. Non siamo ancora nel periodo in cui Satanic diventa una collaboratrice fissa della polizia assieme a Trent. Siamo ancora nel momento dove Satanic si sta arricchendo, sta frequentando Max, che è questo fidanzato con il quale fa un po' tira e molla, entrambi si cornificano a vicenda, non è che sia proprio il massimo, però sono innamorati. All'epoca Max Bunker decise di mettere a fianco di Satanic questo personaggio, forse per mettere un po' qualche paletto sulla saga, però insomma, secondo me al momento non è un filone che sta portando a chissà quali risultati. Vediamo poi più avanti, perché mancano ancora, se non sbaglio, 28 numeri, e quindi vediamo poi alla fine come evolverà la saga di Satanic. Poi io sto andando avanti con questo Lancio Story Maxi, Cronache del Tempo Medio, questo è il secondo volume sempre interessante, che si porta dietro però tutti i temi classici dell'historieta argentina, perché come ho detto quando ho fatto la recensione del primo, c'è sempre questo alone sopra che riporta l'Eternauta sin dalle prime pagine. Non mi sono dispiaciuti i colori, sto andando avanti con la lettura anche se sono un po' pesantini. La cosa che più mi piace di questo tipo di albi, che ho già detto l'altra volta, è che esattamente come quando vi ho portato Comic Art, no? Parlando di Nathan Never, questo tipo di rivista mi dà proprio quel sapore di sperimentazione, quel sapore di fumetto che qui abitualmente non vediamo, e quindi quando ti approccio a qualcosa di totalmente diverso, come ad esempio il fumetto franco-belga, è comunque una novità. Cioè è un approccio totalmente diverso che richiede anche un po' di attenzione, è sempre un imparare qualcosa di nuovo, no? E quindi proprio l'impostazione generale diversa ti porta a doverti immedesimare un po' di più. È una fantascienza, l'ho detto anche l'altra volta, ripeto, un po' alla Terminator, un po' alla Mad Max, una fantascienza congelata in quel tempo, quindi verso la fine degli anni 80, niente di stratosferico, non è una fantascienza realistica da Nathan Never, però è una lettura piacevole da fare, secondo me, che ne vale la pena. Poi sono solo 4 numeri, per cui la liquidiamo abbastanza presto. Poi cosa sto leggendo? Mi sto divertendo a leggere le avventure di Johnny Logan. Johnny Logan è una via di mezzo tra
Alan Ford del gruppo TNT e le avventure di Lando Buzzanca praticamente. No, devo dire che mi ha un po' colpito perché ci sono tante cose che ricordano il gruppo TNT, Johnny Logan ha le fattezze appunto di Lando Buzzanca e questo scalcinato gruppo di eroi, di investigatori ricorda effettivamente molto il gruppo TNT. Io non ho letto molto Johnny Logan, ma anche Massimo dell'Isola di Carta dice che effettivamente in alcuni frangenti ci sono idee anche più brillanti di quelle viste su Alan Ford. È un fumetto particolare perché, ora ve lo faccio vedere, in questo caso il fumetto è a colori, colori sempre molto elementari, niente di stratosferico, però rispetto alla Alan Ford questo librettino qui, sempre nel formato pocket, è stata una piacevole sorpresa. Io ogni tanto giro per fiere, trovo questi fumetti, possibilmente li cerco tenuti benino perché sennò non ne vale la candela, e direi che si sta rivelando un personaggio divertente. Poi cosa sto facendo in questo periodo? Ho ricominciato la lettura del Morto, quindi questi sono i primi 4 numeri del Morto. In realtà i primi 3 l'ho letti sul librone, quello la ristampa che vi ho fatto vedere, ma dalla maniera sto ordinando i numeri che mi mancano, perché io sono partito decisamente tanti anni dopo. Questi sono i primi 4, copertine sempre molto molto affascinanti. Vi faccio vedere così per curiosità il numero 1 del Morto. Ok, la clinica delle menti perdute. Quindi questi sono i 4 numeri del Morto. Come aggiornamento vi dicevo appunto che questo mese Samuel Stern non lo porto sul canale perché mi ha veramente annoiato tantissimo e mi dispiace, come ad esempio anche ha detto Sergio Vinci, dispiace poi parlare male di un fumetto. Quindi a questo punto, se è una cosa che non mi ha preso, che non mi ha entusiasmato, è brutto portare qualcosa con un'accezione negativa, no? E quindi, visto che il tempo è quello che è, uno poi si dedica magari a una cosa che l'ho divertito di più. Mentre invece credo che a maggio porterò Martin Mister, perché la storia di questo mese si svolge a Genova, quindi sono curiosissimo di vedere cosa ha combinato il buon Castelli e non posso fare altro che comprarlo, cioè ci mancherebbe ancora, sono curiosissimo. Mi sembra che si intitoli Il segreto della superba o qualcosa del genere. Poi questo mese avremo su Agenzia Alfa anche il magazine di Nathan Never, che torna dopo essere stato assente l'estate scorsa. In realtà si tratta di una ristampa di un paio di storie di Nathan Never, una su un cartonato e una come bonus data su un numero mensile, niente di che. Ma mi piacerebbe affrontare il discorso del magazine perché volevo anche dimostrare che il magazine di Nathan Never qualche anno fa ha saputo anche regalarci delle gioie con delle ottime storie. C'è stato un anno che avevano trovato una formula molto molto bella secondo me, ed è un peccato che non si sia andati su quella strada. Però è anche vero che i lettori che non sono particolarmente legati al personaggio, che comunque non sono collezionisti pignoli e seriali come lo sono io, il magazine può offrire effettivamente un paio di storie magari un pochino difficile da reperire, perché una è comunque un allegato a un numero mensile, l'altro era un cartonato abbastanza costoso che magari uno che non è un collezionista non se lo prende. Ci sarà una storia carina con Martin Mister e l'ex Mister No, niente di stratosferico. Sul canale c'è già la recensione della storia di un po' di tempo fa, nulla assolutamente di stratosferico, è un po' la nuova linea della redazione di Nathan Never che alterna storie spaziali comunque con storie all'insegna dell'ecologia e della collaborazione comunque con enti istituzionali. Non è male però, niente di che, però vi ripeto, un discorso interessante sui magazine si può sempre fare. Con questo è tutto, veramente primo video cazzeggio sul canale, mi faceva così piacere parlarvi di queste piccole novità, questi piccoli cambiamenti solo di questo mese, perché poi il prossimo mese Samuel Stern mi piacerà, lo riporterò tranquillamente senza problemi, quindi vediamo un po' a giugno poi cosa avremo tra le mani. Quindi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti e forza Genova!